rendering real-time è la vista fotorealistica più veloce che si può ottenere. Permette di realizzare delle immagini al quale vengono applicati degli effetti di luce, ombre, riflessioni e rifrazioni. Il risultato che si andrà ad ottenere sarà molto accattivante e permetterà di catturare l'attenzione del cliente. Vediamo come funziona. All'interno del menu delle viste si clicca su Imposta vista. Apparirà la maschera per il settaggio dei parametri per il real time. Il tasto rapido per far apparire questa maschera è il tasto 5 del tastierino numerico. Ogni parametro applicherà un effetto grafico migliorando la qualità dell'immagine. Cliccando su Colori sfumati verrà emessa una luce dalla camera di visualizzazione e verranno applicate le riflessioni ai materiali lucidi. Cliccando su Applica luci, verranno inserite le luci automatiche. Per visualizzarle o meno, clicchiamo in basso a destra sulla trackball, su Visualizza luci e camere. Selezionando la singola luce, la si potrà spegnere dal relativo menu. Oppure cancellare. Il loro spostamento avviene tramite le tre frecce relative ai tre assi. Cliccando sul pallino centrale, posso abilitare lo spostamento libero. Cliccando la barra spaziatrice, posso cambiare al volo lo spostamento tra l'origine della fonte luminosa e il bersaglio della luce. Cliccando su Ombre, attiverò le ombre, che farà la luce appena posizionata. Cliccando su Riflessione globale, il pavimento rifletterà gli elementi inseriti. Cliccando su Offset casuale materiali, i materiali verranno replicati in modo sfalsato, rendendo l'applicazione dei legni più fedele alla realtà.
cioè la ripetizione della vena, avviene in maniera casuale senza uno schema ripetitivo. La rifrazione vetri applica un effetto di distorsione ai materiali, al quale viene applicato il vetro, rendendo l'effetto del vetro più realistico. Consigliamo di attivare il real time solamente a composizione ultimata, in quanto richiederà parecchie risorse alla scheda video, comportando un rallentamento delle prestazioni in generale. Conviene impostare la vista e applicarvi il real time solamente alla vista salvata. Una volta trovato il punto di vista corretto, clicchiamo nel menu delle viste e clicchiamo su Nuova camera. La vista verrà memorizzata. Quando una vista è selezionata, verrà riquadrata di azzurro. Per ogni vista salvata posso cliccare su Modifica per cambiare il punto di vista. In questo caso la vista verrà riquadrata di arancione. E una volta ultimata la modifica, potrò salvare il nuovo punto di vista cliccando su Conferma modifica. Rinomina invece permette di rinominare le viste. Posso quindi chiamarle utilizzando dei nomi familiari, ad esempio Render Vista 1, Vista Real Time, per capire subito al colpo d'occhio di cosa si tratta. È anche possibile rinominare la vista cliccando sul rettangolo azzurro in basso a destra. Elimina permette di cancellare una vista selezionata, oppure tutte le viste memorizzate in precedenza. Una vista memorizzata con i parametri di real time attivi li manterrà. Per toglierne qualcuno, la seleziono dall'elenco delle viste all'interno del suo menu e clicco poi su Modifica. Clicco in alto a sinistra su Imposta vista. E attivo o disattivo i parametri per il real time. Clicco infine su Conferma modifica. L'applicazione dei parametri per il real time sarà applicata solamente alla vista selezionata.
Un altro consiglio è quello di ambientare il progetto applicando uno sfondo al di fuori delle finestre. O addirittura inserire qualche oggetto per aggiungere più profondità al progetto. L'applicazione del real time conferirà al progetto un maggiore realismo. Un altro comando interessante riguarda l'apertura dei frontali. All'interno del menu delle viste posso cliccare su Anima Elemento per aprire un'anta o un cassetto. Il comando di Anima Progetto applicherà le aperture a circa il 40% dell'animazione totale, a tutti i frontali del progetto. Selezionando un singolo articolo, andando nel relativo menu, e cliccando nella scheda Info, potrò controllare la singola animazione di quell'elemento. Infine, alle viste real time possono venire applicati degli effetti artistici. All'interno della maschera di imposta vista, posso selezionare il tipo di effetto artistico desiderato. Infine, per salvare la vista, si clicca su Salva immagine. Apparirà la schermata di Salva con nome, che chiederà di inserire il nome del file e il relativo percorso di salvataggio. Il real time ha lo scopo di emozionare il cliente e di catturare il suo interesse per il progetto. Questo tipo di immagini generano una forte componente emotiva sul cliente se il progetto proposto viene ambientato. Il chiudere le stanze, l'inserire le porte e le finestre, il tappeto, l'oggettistica, lo sfondo fuori dalla finestra, le persone, eccetera, sono
sono tutti dettagli che contribuiranno a rendere più gradevole e realistico il progetto. Le immagini che seguiranno sono riferite allo stesso progetto. Nella prima immagine non è stato fatto nulla, mentre nelle altre il progetto è stato completato con dell'oggettistica ed è stato attivato il rendering real-time.